Ragazzi, benvenuti in un video, in un nuovo video di Iron Nerd 96. Naturalmente trovate caricato sul mio canale YouTube diversi video, però domani vi ricordo che ci sarà una live, penso domani pomeriggio, non lo so quanto tempo, fra domani e domenica, dove appunto vi andrò a parlare dei Sinister 6, ovvero della fazione che si vocifera di Spider-Man con una tier list riguardante proprio questo universo cinematografico, dove appunto andremo insieme ad analizzare tutti i vari film di Spider-Man, fra cui Venom, Carnage, Morbius e tanto tanto altro ancora. Voi sapete che è la settimana del Black Friday e naturalmente non potevo fare altro che degli acquisti molto molto golosi. Naturalmente vi vado a far vedere le carte collezionabili del nostro Miles Morales, che potete vedere qui nella loro bellezza, nella loro durezza, perché l'album si sta sempre sempre riempiendo, e io vi vado a farvele vedere, perché secondo me ne sono tante e sono veramente veramente sono veramente belle. Guardate qui, già dal retro come sono veramente veramente belle. Vado a far vedere questa carta, che secondo me è una carta molto molto bella. Vi vado a parlare di questo Venom. Guardate qui che bellezza. Naturalmente abbiamo un'altra carta, naturalmente, che è questa qui, sempre di Spider-Man Miles Morales. Eccola qui, un'altra con l'aero spider sul tentacolo del dottor Octopus. Guardate qui che variante. Poi abbiamo naturalmente altre carte che dovevo farvi vedere, come ad esempio questa qui. Ma poi anche, diciamo, questo qui, ovvero Ben Parker con il nostro Peter Parker. Poi abbiamo, eccola qui, un'altra carta veramente, veramente meravigliosa. Per andare poi a farvi vedere questa qui, che penso sia veramente, veramente stupenda. Veramente, veramente stupenda, sempre del nostro Miles Morales. Naturalmente mi devo comprare un blocco di duro, perché me ne mancano un poco di carte, me ne mancano un poco, però devo dire che sono tutte quante belle, tutte quante golose, e devo dire che funzionano e che sono veramente, veramente, è veramente una collezione che è veramente, veramente golosa. Però altre ve le vado a far vedere, perché ce ne stanno ancora. Ci sta questa qui che è molto, molto bella. Poi abbiamo questa qui che naturalmente non poteva mancare alla mia collezione. Poi abbiamo questa qui di Spider-Noir, che veramente devo dirvi è veramente bella, veramente molto molto golosa, per poi andare a finire con le altre carte. Qui abbiamo una rivisitazione dell'Aero Spider, qui abbiamo naturalmente un'altra carta sempre collezionabile, dove appunto abbiamo diversi Spider-Man. Poi abbiamo Silk, personaggio di cui una serie si diceva stava su Amazon Prime, però non si sa la serie che fine abbia fatto, perché sì, forse viene cancellata, verrà cancellata, non si sa. Inoltre vi ricordo che da Spider-Man 2 di Miles Morales faranno anche uno spin-off di Venom. Naturalmente non ci ho ancora giocato a Spider-Man 2 perché non ho la PlayStation 5. Appena la compro e recupero anche Spider-Man 2, naturalmente vi dirò cosa ne penso del gioco. Andiamo avanti, perché abbiamo quest'altra carta molto molto bella, che abbiamo sempre a tema Spider-Man. Per poi naturalmente quest'altra qui, quest'altre due che mi sono uscite proprio ieri, e vi vado a far vedere questa qui, che veramente devo dire stupenda, è veramente veramente stupenda. Vi consiglio di farvi questa collezione, perché non volevo iniziarla, però guardate qui che meraviglia di carte collezionabile. Però non abbiamo finito qui, perché cioè, me ne mancano ancora parecchie, e penso che ve le mostrerò appena è possibile. Naturalmente, queste qui sono contenute in questo scatolino che trovate se comprate l'album di figurine, e naturalmente
dovete acquistarlo perché sono veramente belle e sono veramente veramente golose. Però altre tre cose, altre quattro cose che ho recuperato proprio ieri facendomi una camminata per i vari centri commerciali, vado a parlare di toy, di queste qui che sono praticamente delle rivisitazioni a tema Disney, ovvero questi racconti. E qui abbiamo Pinocchio, il racconto di Pinocchio scritto praticamente in poche righe, veramente bello. Guardate qui Pinocchio, dove all'interno appunto ci sono questi magnifici disegni dove è narrata appunto la fiaba di Pinocchio. Come possiamo vedere, qui abbiamo il nostro Pinocchio, poi abbiamo Geppetto con il nostro Pinocchio sempre, poi abbiamo Mangiafuoco. Devo dire che sono fatti veramente veramente belli e sono veramente sono dei racconti che costano veramente pochissimo e penso li trovate in tutte le librerie. Dopo Pinocchio naturalmente ho comprato anche Dumbo, che guardate qui che disegni maestosi. Cioè la Disney anche in questi prodotti riesce sempre a fare il meglio di sé. Guardate qui che bellissimi disegni. Che bellissimi e maestosi disegni. Sempre qui abbiamo, ragazzi, ecco qui dei magnifici disegni, eccoli qui, con dei piccoli racconti che vi devo dire la verità, sono molto belli e mi sono piaciuti un sacco. Però dopo Dumbo e dopo Pinocchio, che vi ripeto hanno un costo veramente basso, per quanto sono fatti bene, hanno un costo veramente veramente basso. Andiamo a farvi vedere un film, ragazzi, che ha caratterizzato la mia infanzia. Devo dire che Toy Story, dal primo al quarto film, sono tutti film che mi sono piaciuti un sacco e non potevo non recuperarlo anche qui. Vediamo qui il nostro Buzz Lightyear, i nostri Woody, e se lo aprite, ragazzi, guardate qui che meraviglia. Veramente guardate qui il nostro Buzz, guardate, cioè ve lo volevo far vedere così perché secondo me così, così sono veramente stupendi. E guardate qui come sono disegnati. Guardate qui, cioè da capolavoro. Guardate questa qui con Woody e Buzz. E che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a guardate qui. Che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? Naturalmente, anche qui, questi tre che ho fatto vedere, Pinocchio, Dumbo e il nostro Pinocchio, hanno un costo bassissimo, costo che veramente, vi dico la verità, ne vale veramente la pena perché sono veramente belli, veramente belli. Un'altra cosa che vi feci vedere, uno shorts, che però secondo me ha il suo perché e che devo dire è molto molto bello, è il Batman il Blind Pack a tema Batman. Naturalmente, che cos'è il Blind Pack? Il Blind Pack, per chi non lo sapesse, è un'edizione speciale comics in casa DC, dove se vedete queste quattro qui, dove appunto qui abbiamo la cover regular, qui abbiamo la c'è cioè 500 copie che potrebbe uscire. Questa qua è la limited edition, come potete vedere qui. E qui naturalmente abbiamo la variant che ne è una in tutta, diciamo, la produzione. A me andata ad aprire mi è uscito, ve lo mostro subito, mi è uscita la regular, ragazzi. La regular è proprio questa qui, appunto. Abbiamo Catwoman che se l'andate ad aprire è formata così. Diciamo che è molto, anche essa è molto, guardate che disegni spettacolari, anche essa è molto molto bella. Io pensavo che mi uscisse l'ultima, cioè una dell'unica copia che stava fatta sul mercato, però naturalmente non è stato così, non è stato così. E guardate qui cosa vi vado a far vedere. Veramente disegni bellissimi, cover pazzesca, che dovete assolutamente assolutamente recuperare. Guardate qui cosa vi vado a far vedere. Così, ragazzi, così, se non erro, hanno fatto anche la cover Blind Pack sempre di Spider-Man, però di Miles, se non mi sbaglio, della Marvel. E devo dire che appena posso in queste feste la devo assolutamente
recuperare. Devo dire che queste cose, secondo me, si poteva fare un video, infatti l'ho fatto, perché dagli shorts non si poteva vedere la qualità di tutto questo. C'è veramente una cover pazzesca che dovete assolutamente, assolutamente recuperare, con dei disegni veramente, cioè, guardate qui quanto è bella, cioè guardate qui il nostro Bruce Wayne, il nostro Batman. Intanto vi ricordo anche che di Batman è uscita la serie animata su Prime Video, quindi recuperatela. Detto ciò, vi vado a far vedere anche questi altri qua per un ultimo sguardo, veramente stupendi, veramente, veramente fatti benissimo. Eccoli qui. E poi per concludere, appunto, le card che vi escono dall'album, perché sono veramente spettacolari, sono veramente delle card maestose, delle card veramente fatte ad hoc, veramente veramente troppo troppo meravigliose, che dovete fare. Cioè guardate qui, cioè io non ve le dimostro perché sono bellissime. Questa qua di Spider-Man Noir, che avete visto in The Spider-Verse, è maestosa. Cioè guardate qui. Cioè, guardate qui che meraviglia umana, che meraviglia di card, che meraviglia. Cioè, guardate qui, che meraviglia. Sono proprio fatte bene, cioè, sono proprio belle. Specialmente questa qui di Venom, ragazzi, questa qui di Venom è, devo dire, che è la più bella che mi è uscita. Naturalmente ce ne stanno anche altre che devo recuperare, perché escono insieme alle bustine che comprate all'edicola. Se non erro sono 50 carte collezionabili, quindi io penso che ne ho una ventina, devo fare il conto di quelle che ho, di quelle che mi mancano, e devo recuperarle al più presto possibile. Vi ripeto, domani ci sarà un altro video, un'altra fra domani e dopodomani, perché volevo farlo oggi, però ero un po' stanco perché ieri proprio è uscito un altro video, proprio anche per impegni personali. Quindi non riuscivo a fare la live, ho detto mo faccio un video, e poi domani uscirà una live dove andiamo insieme a parlare della tier list dei film Marvel, quindi dei film sempre Marvel, collaborazioni Sony, di Venom 2, Venom 1, di Amazing, di Tobey Maguire. Quindi ci divertiremo, ne sono assolutamente convinto. Se non avete ancora recuperato questa cover di Batman, se non avete recuperato questo, andatelo a fare. Se non fate la collezione dell'album, che trovate penso ancora in edicola, fatelo, perché vi ripeto, è bellissimo, e devo dire che è fatto veramente, veramente maestoso. Detto ciò, noi ragazzi ci vediamo in prossimi video, ci vedremo sicuramente in prossime live. Per Natale arriveranno tanti pacchi diversi, tante cose che vi dovrò far vedere assolutamente, e insieme andremo verso traguardi veramente golosi, veramente importanti. Io vi ringrazio sempre per il tanto affetto che mi manate su Instagram, su TikTok, su Facebook. Mi raccomando, seguitemi anche su questi social, perché sono anche su TikTok, su Instagram e su Facebook. Quindi vi aspetto, e io vi voglio bene sempre, 3000. Siete la mia forza. Anche di venerdì, da Iron Ned 96, questo video. Per voi questo ed altro molto goloso, ce n'è sempre una da dirvi, Iron Head, ce n'è sempre una da dirvi e da raccontarvi, perché siete meravigliosi, meravigliosi. Ciao ragazzi.